E il nostro viaggio in Molise a frammenti d'antico 26esima edizione continua parlando anche di quello che è un pomeriggio molto caldo di un 18 agosto 2023, molto assolato, ma ovviamente pensate a resistere a questo caldo con degli abiti che ci riportano indietro nella storia, non solo per quanto riguarda il corteo dei nobili, quello che conosciamo qui a frammenti d'antico, ma anche ad esempio per il gruppo di Colle Torto che quest'anno è ospite proprio qui. Li abbiamo incontrati, vediamoli e sentiamoli. Siamo con la signora Dora Di Cristoforo, che è il presidente dell'associazione La Mantigliana. Dunque parliamo di costume tradizionale antico di Campobasso, in qualche modo, comunque diciamo di quell'area. Ecco, oggi siete qui con una rappresentanza, diamo anche il motivo di questa presenza e che cosa vediamo. Siamo venuti qui a onorare questa bellissima manifestazione. È già un po' di anni che veniamo, almeno quattro, sempre con vari nostri figuranti. Allora qui vediamo degli abiti ricostruiti, chiaramente anche sartorialmente, con uno studio. Sono abiti settecenteschi, fine Settecento, e vediamo una donna così come poteva essere, non teatrale, molto appariscente come possono essere quelle teatrali, diciamo che può essere un abito veramente in uso di come poteva essere in quel periodo. Un periodo in cui, ricordiamo, c'erano colori che erano quelli che si potevano realizzare partendo da alcune materie sostanzialmente naturali, e anche alcuni tessuti che si partivano dalla lana, dal cotone, quindi insomma diciamo erano velluti o tessuti di lana. Sì, però chiaramente qui parliamo di nobiltà, quindi loro si potevano permettere di andare ad acquistare in altre città oppure nei fondaci prendere stoffe in uso anche, ci vuole anche a Roma, Napoli, che era poi quello che era nostro fornitore abituale. Con lei mi diceva c'è stata una ricerca, sì. È importante sottolineare anche questo, perché sì, è bello comunque diciamo avere una testimonianza, ma anche spiegarne poi le basi. Sì, diciamo che la Mantigliana, anche se è una storia di sartoria di 40 anni, perché sono 40 anni che faccio la sarta, però diciamo che la storia dello studio del costume di Campobasso è stato fatto dal 2012, quindi proprio lo studio specifico di come potevano vestire le donne nel passato, visto che da noi è quasi totalmente scomparso, diciamo che a Baranello è rimasto, come è rimasto a Rocca Mandolfi, come è rimasto in altri Cerce Maggiore, ma purtroppo Campobasso è scomparso tutto, perché essendo una cittadina sono sparite queste cose. Forse cerca contaminazione diciamo di tante altre arrivi anche dai paesi da limitrofi. Ecco, per quanto è importante coinvolgere anche i giovani, perché ecco, l'esperienza anche sartoriale è una radice comune a molti, che poi, molti professionisti che si danno poi a questo tipo di ricerca, ma il coinvolgimento dei giovani nell'essere anche eroici a indossare queste cose, diciamo questi abiti con 32 gradi, insomma sono sicuramente testimoni di qualcosa di importante. Sì, loro sono stati veramente coraggiosi a volerlo fare oggi questa cosa e ci tenevano tanto, devo dire. Una volta ci si vestiva così abitualmente, con sottane, con questi abiti così pesanti, ed era la norma di tutti i giorni. Invece oggi ci vuole veramente coraggio a volerlo fare.
Siamo con Vincenzo Ritucci, presidente dell'associazione Giovanna Prima d'Angiò di Colle Torto, che si occupa ovviamente di rievocazioni storiche. Partiamo proprio dai vostri costumi e dalla presenza qui a Frammenti d'Antico. La nostra presenza è dovuta a un invito molto, molto gradito. Siamo stati già qui a Bagnoli del Trigno con il Plantatour e abbiamo consolidato questo appuntamento oggi qui al Bagnoli. Noi rappresentiamo l'epoca angioina del 1300, facciamo anche una rievocazione nel nostro comune a Colle Torto l'11 e il 12 agosto, questa manifestazione delle notti angioine che si svolge in due serate, una di giochi medievali, degustazione di prodotti tipici e poi il secondo giorno di evocazione storica, corteo, spettacoli e poi alla fine l'incendio artistico della torre. E invitiamo tutti a partecipare l'anno prossimo. Ecco, ovviamente dobbiamo aspettare il prossimo anno, ma perché ci si mette in moto? Siete un gruppo comunque diciamo di esperienza consolidata con tanti partecipanti, vogliamo anche dare un pochino la contezza diciamo di quante persone ne fanno parte, quanti anni di attività, che mi sembra importante sottolineare. Noi siamo un gruppo ventennale, ci occupiamo di rievocazione storica in Molise e fuori regione e i nostri soci attivi ne contiamo 60 figuranti e sostenitori arriviamo anche a 150 soci, quindi c'è molto fermento intorno alla rievocazione storica. Beh, immagino ci sia stata una ricerca per quanto riguarda i costumi, vogliamo descrivere quelli più importanti o comunque in qualche modo più evidenti anche da un punto di vista diciamo dell'impatto visivo. I nostri costumi principali sono i signori di il primo signore, cioè il secondo signore di Colle Torto, primo feudatario angioino Roberto De Firmitate e poi abbiamo il nostro costume principale che è quello della regina Giovanna Prima d'Angiò. I costumi sono frutto di una ricerca di stampe medievali, quindi come potete vedere la dovizia dei dettagli è dovuta appunto a queste tavole che noi abbiamo studiato. Giovanna Prima d'Angiò per voi rimane diciamo un simbolo di appartenenza molto forte, diamo anche qualche nota sul contesto storico in cui poi viene in qualche modo sviluppata questa vostra rievocazione. Sì, noi abbiamo la Torre Angioina a Colle Torto che presumibilmente è stata costruita nel 1369 nel pieno del regno della regina Giovanna Prima d'Angiò e la regina a Colle Torto, noi teniamo a dirlo, non c'è mai stata, ma il popolo di Colle Torto ha questa identità angioina e tutti conoscono la storia della regina Giovanna Prima d'Angiò. Una torre che è un simbolo, recentemente restaurata, ma ha resistito a terremoti, non soltanto gli ultimi, quello del 2002, anche nel 1805, anche in epoche precedenti, insomma un simbolo inamovibile di una comunità che mi pare forte nell'affermare le proprie radici. Sì, noi lo facciamo appunto rievocando questi eventi.